Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sotto lo slogan "dalla parte giusta" a Chieti per il suo tour elettorale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Proprio la città di Chieti è stata la più colpita dopo la fuoriuscita dal movimento del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha trascinato nell'avventura di impegno civico l'ex capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi e il deputato uscente Daniele Del Grosso, mentre nella vicina Pescara ad abbandonare la nave sono stati il senatore Primo Di Nicola e il deputato Gianluca Vacca, entrambi candidati nella coalizione di centro-sinistra. Però mi sembra che i sondaggi non stiano premiando la scissione. Da questo punto di vista non è il nostro orizzonte, noi siamo ben oltre. Ci è dispiaciuto ovviamente che alcuni compagni di strada abbiano completamente rinnegato il passato, abbiano fatto una scelta che oggettivamente abbiamo ritenuto incomprensibile, peraltro una scelta che ha terremotato l'equilibrio precario di maggioranza, perché è chiaro che ha innescato una spirale di fibrillazioni che poi ha portato anche alla caduta del governo. Però buona fortuna, perché ha scelto una strada diversa. L'importante è che noi ci teniamo stretti i nostri principi e i nostri valori e continuiamo più forti di prima, con una maggiore chiarezza anche politica e coerenza, le nostre battaglie. Una piazza Gian Battista Vico gremita di tanti simpatizzanti ma anche di molti indecisi. Erano presenti tutti i candidati pentastellati alla Camera e al Senato e il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Domenico Pettinari. Il leader del movimento ha detto come la politica debba essere arma a favore del cittadino e noi dobbiamo fare i loro interessi. Dal palco anche riferimento alla regola del doppio mandato e che questa sia adottata da tutti i partiti. Poi i temi nazionali come caro energia e reddito di cittadinanza. Io consiglio a Giorgia Meloni, visto che vive dello stipendio della politica da tantissimi anni, che gli consente di poter beneficiare di 500 euro al giorno, di dedicare il suo ardore a ben altre battaglie e di non accanirsi contro i poveri e gli indigenti, che invece riescono a, semmai, a integrare quello che non hanno di che vivere con 500 euro al mese. Si preannuncia un autunno caldissimo per le nostre famiglie e le nostre imprese. Bisogna recuperare ovviamente gli interventi perduti, tra cui quei 9 miliardi per quanto riguarda la tassazione degli extra profitti.